Personaggio oscuro e affascinante, Grigori Rasputin è la figura più controversa della storia russa. Nato intorno al 1871 in un villaggio della Siberia occidentale, ebbe un'improvvisa vocazione mistica. Abbandonata la moglie e i tre figli, si fece monaco. Ben presto la sua fama di guaritore si estese in tutti i territori dell'impero. Il suo carisma influenzò a tal punto lo zar Nicola e l'imperatrice Alessandra che gran parte delle decisioni politiche passavano sotto la sua influenza. Cadde in disgrazia per le sue dissolutezze e nel 1916 morì per una congiura di palazzo. Di lui sarebbe rimasto solo il pene che gli fu reciso dopo la morte. Lungo quasi 30 centimetri, fu venduto da un collezionista ad un urologo russo per $8.000, che ne fece l'attrazione principale di un museo allestito a San Pietroburgo. Va detto che le prove che si tratti proprio del membro di Rasputin sono molto poche, ma questo non impedisce a migliaia di visitatori di affollare il museo ogni anno.